Ok, e siamo Sentendo. live di nuovo. Eccoci di nuovo qua con i talk di Android Developers Italia. Siamo da un po' che mancavamo in questo canale YouTube, ma finalmente siamo online con l'ultimo talk del 2020. Quindi oggi parleremo di Kotlin Multiplatform. Allora, se andiamo avanti, vediamo nelle slide i nostri contatti, i canali, quindi potete andare sul sito web, questo è il canale YouTube ovviamente, e poi siamo su Slack. Oggi il talk è un orario diverso, alle 18:30, diciamo così, quindi diteci nel canale su Slack se vi torna meglio, vi torna peggio, domande, suggerimenti, sono sempre ben accetti. Per fare domande durante il talk c'è come sempre Slido, potete entrare su Slido e poi con il codice ADI. Se non mi sbaglio, ADIKMM, No, ADI, Adi. ok, con il canale ADI potete fare le domande, poi in fondo Roberto, che è il nostro speaker di oggi, risponderà a tutte le domande. Ok, quindi se non ci sono altre considerazioni, niente, saluti, tanto li facciamo dopo, possiamo iniziare con il talk. Quindi lo speaker è Roberto Oggiu, molti di voi lo conosceranno, e ci parlerà di Kotlin Multiplatform e di come usarlo per lo sviluppo Android e non solo, credo, ma vedremo meglio durante il talk. Vai, a te la parola, Roberto. Ok, grazie Fabio. Se, ok, grazie. Allora, abbiamo le slide e possiamo cominciare. Ok. Allora, normalmente questo talk richiederebbe una quarantina di minuti, ma siccome Peppe, l'altro dei nostri host, mi ha chiesto di allungare ulteriormente, ecco voi il director's cut del mio talk. Ok, cominciamo subito. Allora, alcune premesse. La prima, io sono uno sviluppatore Android. Non mi interessa assolutamente essere uno sviluppatore cross-platform, per diversi motivi. Se mi conoscete sapete anche cosa penso di buona parte dei cose cross platform, e voglio riutilizzare il più possibile la conoscenza che ho accumulato nella mia carriera, ecco. E quindi diciamo che voglio usare Kotlin. Ma facciamo un passo indietro. Abbiamo appurato che amo Kotlin, è un linguaggio che ho abbracciato un sacco di tempo fa, ma avrei potuto scegliere un altro approccio, probabilmente più semplice, probabilmente più semplice ad oggi, probabilmente più stabile, sempre ad oggi, che è Flutter. C'è solo un problema. Non ce la faccio proprio con Dart. Mi sembra che sia un incrocio tra Java e Kotlin, e uno dei due non ha rispettato lo stop. Quindi non ce la posso fare. E quindi decido di rimanere con Kotlin, però purtroppo non posso usare ad oggi soltanto Kotlin e devo farmi andare bene anche Swift. Quindi nel talk di oggi vedremo un po' di Kotlin, per la maggior parte Kotlin, e un pochino di Swift. Allora, andiamo a vedere che cosa ho realizzato e come l'ho realizzato, verrà subito dopo. Allora, il progetto che andremo ad analizzare è praticamente uno scraper che, preso l'elenco delle varie illuminazioni dell'Empire State Building, mi mostra il colore di cui, o i colori che verranno utilizzati la sera, e mi mostra anche una foto. Ci sono un paio di gotchas, diciamo, o meglio dire un paio di cose che per tempo e anche probabilmente non avrei saputo anche dove cominciare, sono un po' meh. Una di queste sono i colori. Mi sarebbe piaciuto poter usare l'accent in qualche modo, però il colore viene mandato come celeste piuttosto che sky blu, piuttosto che rosso diamante, cose del genere, sia in italiano sia in inglese, quindi veniva abbastanza difficile fare un parsing. Al tempo stesso anche la data veniva inviata come leggiamo qua, today, November 13. E ci sarebbe voluto molto tempo per fare il parsing,
anche se comunque era decisamente più fattibile o più semplice rispetto ai colori, che erano comunque una cosa molto molto complicata. E non si poteva neanche analizzare l'immagine con l'API di Android, perché comunque ci sono immagini molto larghe, immagini molto strette che erano più semplici, altre che prendono l'intero panorama, e sarebbe stato un po' più complicato da gestire anche lì. Andiamo a vedere quali sono le tecnologie che abbiamo usato. Allora, prima di tutto non è solamente un'app mobile, ma c'è anche una controparte server, seppure minimale, anch'essa scritta in Kotlin usando Ktor. Poi abbiamo Compose per la parte di UI di Android, perché giustamente Kotlin multiplatform non è ancora del tutto stabile, e quindi mettiamo qualcos'altro che non è stabile a sua volta, così rendiamo le cose un po' più divertenti. E l'ultimo è SwiftUI. Perché ho scelto SwiftUI? Tanto c'era Compose da una parte, tanto non so una cosa, non so l'altra, tanto vale partire così direttamente. Allora, partiamo dal progetto server. Senza i dati andiamo da... non abbiamo da nessuna parte. Questo server si occuperà principalmente di fare lo scraping dei dati, fare un parsing e restituirmeli sotto forma di JSON. Allora, prima cosa, ovviamente mi ero dimenticato le label, ma fate finta di niente. Non vogliamo partire from scratch. Partire da zero non è una buona idea, ci sono troppe dipendenze, troppe cose da fare, e soprattutto, per quanto possa sembrare simile, in realtà configurare un progetto back-end richiede del tempo, soprattutto per noi sviluppatori Android che non facciamo altro da tempo in memoria. Quindi c'è già un progetto su GitHub che trovate a questo indirizzo, che se lo cercate è hello-kotlin-ktor, che semplicemente vi dà un progetto che potete clonare e importare, in cui avrete già tutte le dipendenze necessarie e potete cominciare subito a farlo girare su gCloud. Nella documentazione di questo progetto c'è anche spiegato come installare e fare il setup di gCloud, quindi dovremmo essere più o meno a posto una volta clonato questo progetto e creato ovviamente la nostra istanza su gCloud, messi tutti i dati, bla bla, però è comunque molto molto semplice da fare e non vi richiederà più di 5-10 minuti. Ma andiamo a vedere un po' di codice. Allora, come vedete ho fatto un uso spropositato e probabilmente anche non troppo corretto dell'extension functions. Questa funzione si occupa di prendere i dati dal server, in realtà prende la pagina HTML e fa lo scraping. Questo è il motivo per cui ho optato per le extension function. Ho dovuto usare JSOUP e a questo punto veniva molto comodo poter usare le extension functions per farmi restituire il tipo di dato come lo volevo io. Andiamo a vedere un pochino come funziona sotto il cofano. Cominciamo dalla prima funzione, quella che ci restituisce le luci che verranno utilizzate stasera. Allora, come possiamo aver notato prima, usando la destructuring declaration, la prima funzione ci restituisce un pair di due stringhe, perché alla fine della fiera questo è quello che abbiamo. Dopodiché usiamo JSOUP per andare a navigare nel punto esatto in cui ci aspettiamo, speriamo di trovare l'immagine, e andiamo a prenderci lo URL dell'immagine, perché è stampato dentro l'HTML. Stessa cosa per il colore. Quindi tutte e due le funzioni vanno a navigare l'albero degli elementi nell'HTML e nel primo caso andiamo anche a fare uno split della stringa, perché era proprio messo brutalmente dentro l'HTML. Però nel nostro JSON non abbiamo solamente le luci che verranno utilizzate oggi, ma anche una sorta di calendario con le prossime luci. E la funzione, per quanto analoga,
ha delle piccole differenze. Andiamo a vedere Other Lights. Allora, in questo caso qua abbiamo dovuto navigare all'interno del div per prenderci tutti i sottoparagrafi e per ognuno di essi abbiamo estratto i dati del giorno, che erano sostanzialmente il colore, il motivo per cui quel colore era stato scelto e un'immagine. Queste qui sono tutte extension function che ho creato per rendermi il lavoro un po' più semplice, ma la cosa importante è che alla fine di questo algoritmo quello che andiamo a prendere è sostanzialmente lo URL all'altra immagine, la descrizione del colore, quindi la, diciamo, sky blu piuttosto che rosso, piuttosto che rosso, bianco, verde per il Columbus Day, il motivo per cui questo colore è stato scelto e la data in cui questa luce verrà usata. Come vedete, queste extension function non sono altro che delle selezioni, delle query di JSUP per andarmi a prendere esattamente quello che mi serviva. In questo caso l'immagine non era accodata dentro l'HTML come URL, ma era un tag image, come penso sia più giusto che sia, e a quel punto ci bastava prendere l'attributo corretto ed era molto molto più semplice. Ora, abbiamo visto come prendere i dati, ma non abbiamo visto come poterli far tornare al chiamante. In realtà questa è la parte più semplice, perché quello che dobbiamo fare tramite KTOR è semplicemente dire che noi vogliamo ascoltare che il metodo, che una richiesta di tipo GET venga fatta al path ESB lights, e quando viene fatta una chiamata a questo endpoint, allora vogliamo rispondere con un testo, nel nostro caso è un JSON, che contiene lo scraping dei dati. Ora, questa parte qua è molto semplice, anche perché avevamo un solo client che farà una chiamata al giorno. Sarebbe stato molto semplice usare SQLite o qualsiasi altro database per fare caching, ma per semplicità è molto molto più semplice. Per semplicità volevo semplicemente mostrare quali sono le tre righe che ci servono per rispondere a una chiamata. E con questo abbiamo praticamente finito il server e possiamo entrare nella parte di architettura delle app mobile. Nella fattispecie ho preso Android come riferimento, perché, come abbiamo già detto, sono uno sviluppatore Android. E preferisco di gran lunga cimentarmi con Android piuttosto che con iOS. Se diciamo, preferisco Android Studio Xcode per diversi motivi, tra cui gli auto-import. Ok. Allora, andiamo a vedere l'architettura dell'app che ho rispettato sia su Android sia su iOS, ovviamente con le dovute differenze. Allora, su Android abbiamo bisogno di un activity, di un fragment, o qualcosa che ci fonda l'entry point. Questo siamo sicuri al 200% che sia Android. Da qui non si scappa, questo necessita delle API Android. Abbiamo anche bisogno di un view model. Perché abbiamo bisogno di un view model? Semplicemente perché da quando hanno presentato i view model di Android me ne sono innamorato, e ogni volta che devo fare un lavoro che deve resistere ai cambi di stato dell'activity, il view model è la mia scelta. E anche questo qua ovviamente ha bisogno delle API di Android, nella fattispecie delle API di Jetpack. A quel punto il nostro ViewModel interagisce con un repository, che dovrebbe essere la parte che noi vogliamo condividere. E poi c'è il nostro backend, quello che abbiamo appena realizzato. Ma c'è un però, o ma c'è un ma. Comunque, c'è qualcosa che non va. Ed è il fatto che il nostro repository, per come siamo probabilmente abituati a svilupparlo,
non è indipendente da Android, o non lo è adesso, anche se sarebbe più giusto dire che non è indipendente da Java. Molte volte le librerie che andiamo a usare, soprattutto quando dobbiamo fare una chiamata REST, sono retrofit e poi un serializer che può essere JSON piuttosto che Moshi. Ecco, purtroppo queste librerie non vanno assolutamente d'accordo al momento con Kotlin multiplatform, perché la loro, per quanto la loro controparte JVM sia fenomenale, noi abbiamo bisogno di qualcosa che sia compatibile con Kotlin Native. E questo qualcosa sono Ktor, che abbiamo già visto per il backend, e Kotlin X Serialization, che sono due librerie sviluppate, mi pare, da JetBrains, sono molto molto semplici da usare, e benché Ktor cambi radicalmente il proprio approccio rispetto a retrofit, non è così complicato da usare rispetto a quello a cui siamo abituati. Stessa cosa per la Kotlin X Serialization, ci basta annotare i nostri modelli e per magia verranno convertiti, serializzati e deserializzati, ma adesso vedremo meglio. A questo punto noi siamo sicuri al 100% che il nostro repository sia indipendente da Android e possiamo metterlo in un modulo condiviso, mentre nel nostro modulo Android andremo a mettere l'activity, il view model e in sostanza tutto ciò che necessita dell'API di Android. Ok, ovviamente, visto che parliamo di Kotlin multiplatform, questo modulo condiviso va scritto in Kotlin. Nel caso vi sentiste a vostro agio a usare Java nella parte Android, potete farlo, mi dispiace un sacco, ma potete farlo. Però ricordatevi che nel modulo condiviso dobbiamo usare Kotlin. E meno male. Ok, allora, adesso andiamo a vedere come costruire un'app Android che usi Kotlin multiplatform. Quindi vedremo dalla richiesta di rete fino alla UI. Allora, innanzitutto dobbiamo fare il setup del progetto. Fortunatamente c'è un plugin che fa il 99,9% del lavoro che sarebbe altrimenti necessario. Quando ho cominciato a preparare questo talk non c'era nessun plugin e la configurazione era, se non complicata, comunque non agevole. E c'erano diverse cose che magari non andavano, piuttosto che non capivi per quale motivo non sincronizzasse, non capivi l'errore. Per fortuna tutta questa roba qui è nel passato e c'è un plugin che lo fa per noi. Questo plugin è il plugin di Kotlin Multiplatform Mobile sviluppato da JetBrains. Una volta installato, non dobbiamo fare assolutamente null'altro. Riavviamo il nostro IDE e possiamo creare un nuovo progetto. Ci basta andare all'ultimo elemento dei nostri template per avere un'applicazione con supporto a Kotlin Multiplatform Mobile. E una volta seguiti tutti gli step della configurazione, ci chiederà di dare un nome alle nostre directory. Sono già precompilati, quindi in realtà va benissimo, a meno che non dobbiate fare, non abbiate, ecco, dei constraint voi. E c'è anche un flag che ci permette di aggiungere i test direttamente. In questo specifico caso non li ho aggiunti perché il mio repository era molto molto semplice ed era semplicemente un'interfaccia verso la chiamata di rete, quindi c'era ben poco che valeva la pena testare. Allora, andiamo a scrivere un po' di codice. Ricordiamoci soltanto che non possiamo cominciare subito, ma dobbiamo dare tempo a Gradle di sincronizzare tutto e creare tutte le directory, perché expect e actual funzionano solo ed esclusivamente una volta che tutte le directory sono state create. Immaginiamo di avere un expect all'interno dello shared module per il platform name, come qui. Se le implementazioni di actual non sono state già generate sia per Android sia per iOS, questo è il tipo di errore che vedremmo. Non è un problema enorme, ci basta aspettare quei 30 secondi in più e si risolve da solo normalmente.
anche perché grazie al plugin l'IDE crea tutto da solo, non ci serve nient'altro. Allora, abbiamo detto prima che per quanto riguarda i modelli avremmo usato, per deserializzarli, avremmo usato CodeMix Serialization. Ecco, questo è tutto ciò che dobbiamo fare per rendere i nostri modelli compatibili con CodeMix Serialization. Aggiungere l'annotation at serializable e per magia tutto funzionerà. C'è un piccolo caveat, che è il fatto che se noi marchiamo come serializzabile l'elemento che è più in alto nella catena, ad esempio nel nostro caso lights, che al suo interno ha anche un tipo daylight, anche su tutti i sottotipi che noi dichiariamo dovranno essere marcati come serializzabili, altrimenti non saprà come trasformarli. Allora, cosa rappresentano questi modelli? Beh, il daylight rappresenta uno degli elementi del nostro calendario delle prossime luci, quindi abbiamo lo URL per l'immagine, primo campo, il colore come stringa, come abbiamo detto prima, nel secondo campo, il motivo per cui questo colore è stato scelto e la data nuovamente che non è stata parsata. Allora, possiamo parsarla la data, non è assolutamente un problema farla restituire come data direttamente dal nostro backend. C'è una nuova libreria di JetBrains che è molto, molto ben fatta, mi pare sia in beta, ed è compatibile con Kotlin multiplatform mobile, quindi ci sono modi per deserializzarla. Per brevità non l'ho fatto, ma sapete che è fattibile. E dopodiché l'oggetto più ad alto livello, l'oggetto Lights, che ha anche il colore usato oggi, e lo URL dell'immagine che vogliamo mostrare, e poi la lista delle luci che verranno usate in futuro. Andiamo a vedere il nostro repository. Allora, come abbiamo detto prima, KTOR è abbastanza differente rispetto a Retrofit. Quello che dobbiamo fare è creare un HTTP client in cui installiamo la funzionalità del JSON e nel serializer noi diciamo che vogliamo usare il serializer di CodeMix. Quindi i passi che dobbiamo fare per usare CodeMix Serialization è passare al giusto serializer e mettere le annotazioni su tutti i nostri modelli. A questo punto la chiamata che noi vogliamo fare al server è di tipo GET, e quindi quello che dobbiamo fare è semplicemente prendere il nostro HTTP client, invocare il metodo GET e passargli l'endpoint che vogliamo raggiungere, senza nient'altro. Quindi da questo punto di vista è forse più rapido che non Retrofit, se non altro quando si hanno poche chiamate. Quindi non ci sono interfacce da creare, non c'è code generation, non ci sono Retrofit client da creare. In compenso abbiamo un HTTP client, appunto dobbiamo creare esattamente alla stregua del Retrofit alla fine, e dobbiamo definire manualmente tutte le nostre chiamate. E questo qua è quello che riguarda il nostro repository. Come vedete, ne abbiamo esposto la nostra coroutine come suspending function e l'andremo a usare adesso da Android. Vedremo poi come usarla su iOS. Allora, per usare la nostra coroutine mi sono avvalso del view model di Jetpack. Sì, avrei potuto usare la dependency injection, avrei usato coin in questo caso, perché era molto più semplice usarlo con Kotlin multiplatform, anche se personalmente preferisco Ilt. Non ho usato la dependency injection perché abbiamo una sola dipendenza che non ha parametri, e era un po' un overkill andare a mettere coin solo per una dipendenza, ecco. Dopodiché usiamo un LevData per restituirci il valore e usiamo un paradigma di tipo LCE, Loading Complete Error, per gestirci gli stati della UI. Allora, andiamo a vedere come carichiamo le nostre luci. Beh, non è nulla di diverso rispetto a quello che faremmo con Android normalmente, quindi prima di cominciare a fare caricamento mettiamo uno stato di loading, dopodiché lanciamo la nostra coroutine e proviamo a prenderci le luci.
se tutto va bene, emettiamo il nostro risultato. Se c'è un errore, emettiamo lo stato di errore. Ho usato in questo caso due per data, uno mutable e uno non mutable. È una fissazione mia. Non serviva il post value in questo caso, che come vedete siamo già sul dispatcher giusto. Potevamo tranquillamente usare un solo let data e usare value invece che post value. È una fissazione mia che uso molto spesso, ma sappiate che andava bene ugualmente, se non meglio, usare un mutable let data e usare il punto value per trasmettervi i dati. A questo punto noi siamo entrati su Android e ci possiamo dimenticare di Kotlin multiplatform. Infatti, in realtà, arrivati all'activity, non c'è assolutamente più nessun tipo di indizio che quello che andiamo a invocare è Kotlin multiplatform. Però c'è un indizio sul fatto che stiamo usando Compose. E l'indizio qua, nel set content. Quello che andiamo a fare è, quando lo stato cambia, noi andiamo a ricreare la nostra UI. La lambda che vedete, che segue Lights UI, è il nostro retry. E nel caso qualcosa non vada esattamente come ci aspettiamo, allora ne vogliamo riprovare. Una volta che abbiamo impostato quello che dobbiamo fare sul nostro live data, allora andiamo a invocare il view model, che comincerà col caricamento e poi pian piano andrà a darci i nostri dati. Ma andiamo a vedere un pochino come funziona questo Lights UI. Allora, come vedete, la nostra funzione è marcata come composable perché stiamo usando compose. Quello che ho fatto qui è semplicemente, quando varia il nostro stato, creiamo una UI diversa, quindi se è un loading useremo la loading UI, se è un success prendiamo i dati del nostro stato e la passiamo al success, e altrimenti andiamo sull'error UI. Ora, ci sono altri metodi per ottenere lo stato? Sì, ci sono diversi altri metodi su Compose per farlo, almeno uno usando lo state. Nel nostro caso era uno stato che veniva da fuori, quindi mi veniva molto più comodo usare le data. Ora, probabilmente non riuscirete a leggere tutto, ma loading UI fatto con Compose è una colonna, in nostro caso una colonna con un'immagine, un testo che ci dice che sta caricando. Come funziona Compose? Beh, allora, una parte vedremo dopo che su SwiftUI è diversa. Compose basa molto dell'aspetto dei singoli composable sui modifier. Ad esempio, come possiamo vedere nella colonna, abbiamo un modifier che ci mette un background di un colore particolare e poi possiamo dire alla nostra colonna di prendersi tutta la larghezza e tutta l'altezza disponibile. Mentre invece il modifier che andiamo a vedere sull'immagine è per dare la dimensione che vogliamo all'immagine, mentre sul testo è per il padding. Quindi, come vediamo, su Compose il modifier è qualcosa che useremo moltissimo. Dico useremo perché probabilmente ad ora non lo stiamo ancora usando, ma sicuramente in futuro arriverà. Allora, andiamo a vedere l'errore. Allora, anche qui ci sono un sacco di modifier, la colonna è sostanzialmente uguale a quella del loading. La parte interessante è quello che succede quando noi clicchiamo sul bottone che vediamo in fondo. E quello è il retry che abbiamo passato prima, ne abbiamo passato una lambda, e quando clicchiamo su quel bottone, semplicemente quella lambda viene invocata. La cosa interessante è che il nostro bottone può wrappare un altro composable, quindi avremmo potuto creare un bottone con lo stile che ci piaceva di più e ottenere lo stesso risultato, un po' come potevamo fare prima con delle view, in cui andavamo poi a fare l'inflate di diversi componenti che potevano esserci utili. Ma, come abbiamo visto finora, è abbastanza tutto semplice per una UI
normale come un loading o un retry. Andiamo a vedere un pochino nel dettaglio quello che succede nel success, che è un po' più divertente. Allora, la prima cosa è il fatto che non abbiamo più una colonna, ma una colonna scrollabile, perché la colonna di prima non lo era. Quindi cosa abbiamo? Abbiamo una colonna che si prende sia la larghezza sia l'altezza, ma nel caso fosse più lunga ci permette di scrollare. Dopodiché al suo interno abbiamo due parti molto interessanti, che sono la luce di oggi e il carosello con le luci. Lo spacer non è altro che una sorta di view vuota di una determinata altezza che ci permette di spaziare i nostri composable. Allora, andiamo a vedere come è fatta Today Lights. Come vedete, questa qua è leggermente più lunga, ma questo semplicemente perché ci sono tanti campi che... tante cose che voglio mostrare in una maniera un po' particolare. Allora, andiamo a vedere la card, se non potete leggerla, il secondo composable, che non ha assolutamente nulla di speciale. La card viene dichiarata con tre campi, in questo caso, che sono l'elevation, che è quella che in realtà ci importa di più, il background e il padding dentro il modifier. Ora, non vuole dire che sia molto più veloce delle view, però con tre righe abbiamo risolto un problema abbastanza, abbastanza complicato. Ora, i box possiamo vederlo come una sorta di frame layout. Funzionano più o meno nello stesso modo. E la parte interessante è che per scaricare un'immagine da internet ne possiamo avvalerci di Coil, che ha già, grazie a un'extension di Chris Baines, mi pare, ci permette già di integrarci all'interno di Compose direttamente dove stiamo descrivendo lo UI. Quindi non è più come Picasso che, o Glide, ad esempio, che hanno bisogno di magheggi all'interno dell'XML, come anche Fresco, o di invocare delle funzioni particolari al di fuori del nostro XML per caricare l'immagine. Qua è tutto già segregato all'interno della UI e ci permette non solo di scaricare l'immagine, ma anche di definire il loading, lo scaling del content e cosa succede in caso di errore. E non vi mostro nel dettaglio il codice, perché in realtà non è così importante, ma volevo farvi vedere come un'immagine possa essere scaricata direttamente dalla UI esattamente dove dovrebbe stare. Noi non dovremmo curarci del fatto che l'immagine arrivi da un punto piuttosto che dall'altro, e non dovremmo dover andare a usare librerie esterne per andare a fare cose per cui le vecchie view non erano state pensate. Ed è fantastico il fatto che sia già integrato in questa maniera e a questa profondità dentro Compose. Ora, un qualcosa su cui voglio farvi soffermare velocemente è il carosello, che viene creato tramite lazy row for. Noi diamo lazy row, lui si comporta come la nostra recycle view, inizializza quando serve, gli passiamo l'elenco degli elementi e per ognuno degli elementi lui ci creerà un composable. Questo composable è molto molto simile rispetto a quello che è la Today Lights, come vedete ci sono molti più testi, ma abbiamo nuovamente l'immagine che viene scaricata direttamente. Ora non ci soffermiamo tanto sul codice perché le cose importanti le abbiamo già viste, però era molto importante farvi notare come fosse molto 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 semplice creare un carosello, una lista, un insieme di elementi in maniera, direi, radicalmente diversa rispetto a quello che ci succede con la Recycled View. Non ci serve un adapter, non ci serve un view holder, non ci serve niente. Lazy row o lazy column for e passa il dolore. Andiamo a vedere la parte più divertente, gli errori strabi che possono succedervi. Allora, supponiamo che vediate questa schermata in cui vi dice che il vostro modulo non è supportato. Ecco, a parte il fatto che se siete come me leggete Java, dite, aspetta un po', no, non è vero, io non ho Java qua, non esiste questa cosa qua, poi leggendo meglio capite che si riferisce ai moduli puro Java,
E anche lì storcete un po' il naso, perché l'unico modulo, diciamo, puro Java, anche se puro Kotlin, è il modulo share. Ecco, la soluzione per questo genere di problemi è semplicemente chiudere il nostro IDE, cancellare i file.id, la directory.idea, cancellare tutti i file IML e reimportare il progetto. A un certo punto tutta questa cosa funzionerà. Mi è successo? Sì, l'ho risolto anche. È stato divertente, non tantissimo, perché ho dovuto fare questa procedura 4 volte e non so cosa abbia funzionato ad oggi. Il prossimo errore è molto, molto più divertente. Immaginiamo che, per qualche motivo, siccome stiamo usando Compose e siamo più o meno forzati a usare la Canary, usiamo anche JetBrains Toolbox, beh, supponiamo che Toolbox aggiorni automaticamente il nostro IDE, perché la nuova Canary è appena uscita. Apriamo il progetto e ci si presenta questo. Dall'errore mi viene da pensare che sia cambiato qualcosa a livello di IDE. No, assolutamente no. Il problema era semplicemente che usavo un RC di Gradle e bastava fare un upgrade almeno da 6.7 per poter risolvere questo problema. Fortunatamente c'è già un issue sullo UTrack di Kotlin, ma è un altro di quegli errori che succedono e si va un po' tentativi, ecco. Passiamo ad iOS. Allora, abbiamo già visto che il nostro repository c'è, abbiamo creato, funziona, ci possiamo accedere. E andiamo a creare il nostro progetto. Allora, per creare il progetto ho seguito questo code lab di JetBrains, che è molto molto dettagliato e spiega non solo come fare una richiesta di rete, ma anche come usare la cache nel caso vogliate farlo. Nel nostro caso abbiamo usato sì, cioè non abbiamo usato, è stato usato SQLite ed è stato collegato a KTOR in modo tale da fare richieste di rete solamente quando servisse. Allora, andiamo a usare le coroutine. Allora, sapendo che le extension in qualche modo esistono anche in Swift, mi aspettavo di poter usare le coroutine più o meno in questo modo. Ecco, no, non è proprio possibile usarlo in questo modo perché le extension function di Kotlin sono una cosa e le extension di Swift sono tutt'altra. Ma c'è un altro modo per usare le coroutine. Andiamo a vederlo. Allora, questo è sostanzialmente l'equivalente del ViewModel che abbiamo su Android. Come vedete, anche qui abbiamo usato l'equivalente del Loading Complete Error, in questo caso è un enum, su Android invece ho usato una Seeded Class. E, come vediamo, il nostro ViewModel prende come parametro il nostro repository e poi ha questa variabile di tipo published, marcata come published, che è sostanzialmente una delle entry del nostro enum. Cosa succede quando istanziamo questo ViewModel? Semplicemente lui ci fa la richiesta per caricare le luci. E come funziona questa richiesta? Beh, questa richiesta funziona esattamente come quella che abbiamo fatto su Android, più o meno. Allora, il primo stato che mettiamo ovviamente è il loading, dopodiché la nostra coroutine è la seconda linea, repo.getLights è la nostra coroutine, che prende come parametro un completion handler che ha sia il parametro del risultato sia l'eventuale errore. Quindi, se il primo dato non è nullo, allora noi andiamo a emettere un tipo di dato risultato, quindi un success, altrimenti emettiamo l'errore passandogli la descrizione. Come vedete, usare coroutine è possibile, ma è molto più simile a quel linguaggio che abbiamo lasciato nel dimenticatoio piuttosto che non Kotlin. È fattibile, non è esattamente comodo, anche perché per usare la parte shared dobbiamo importarla noi manualmente,
perché Xcode non me l'ha importata in nessun modo, probabilmente sono io che non so come dire Xcode, per favore svolgi il tuo lavoro di AD del 2020, piuttosto che essere un notepad. Sicuramente non era il mio, però non sono riuscito, quindi ricordatevi che dovete importarvi le vostre cose. Allora, il dispatch che abbiamo visto su Compose è utilizzabile anche su Swift, e lo facciamo esattamente nello stesso modo. Quindi, quando abbiamo un evento di tipo loading, creeremo una text view con un loading. Avremmo potuto svolgere la stessa logica su Android, ovvero creare una view un po' più corposa, ma diciamo che per iOS mi sono limitato, anche perché non conosco molto bene la logica e ho preferito concentrarmi solo sul successo. Andiamo a vedere come funziona appunto il successo. Allora, come vedete è molto molto simile rispetto a quello che avevamo su Android. Abbiamo un contenuto scrollabile, però sono divisi, non è più un solo componente come Android, non è più solo una scrollable column, ma abbiamo una view che scrolla e poi una sorta di linear layout verticale che è di stack. A questo punto abbiamo la lato dei view, che è quella che ci mostra i dati relativi oggi, uno spacer e il carosello come abbiamo visto su Android. Lato dei view evidenzia una delle cose che mi piace molto di Swift UI, che però ha, diciamo, i suoi effetti collaterali. Allora, mi piace molto l'idea di accodare le varie proprietà, per esempio per il font, piuttosto che per il foreground color, o per l'altezza del testo, tutte queste cose qui, perché sono molto più semplici da scoprire. Al tempo stesso mi dà meno l'idea di un qualcosa di funzionale rispetto a Compose. Anche qui possiamo scaricare l'immagine tramite lo URL in maniera molto molto semplice, integrata all'interno di Swift UI, e per il resto è tutto molto molto simile rispetto a quello che abbiamo fatto su Android. L'unica differenza è che non ho usato una card, ma va bene, ho cercato di usare una grafica un po' più simile a quello che è iOS. Se andiamo a vedere invece il calendar view, qua c'è una grossa, diciamo che la stessa differenza che abbiamo visto prima per la scrollable column è ancora più accentuata per quanto riguarda il carousel. Perché? Beh, innanzitutto la nostra scroll view che abbiamo visto prima prende un parametro che di default è verticale, e qua l'abbiamo impostata come verticale, quindi la stessa tipo di view, componente, contenitore, e al suo interno abbiamo messo un linear layout orizzontale. Poi funziona in maniera molto simile a Lazy Row, anche se in realtà dobbiamo farlo noi a manina con un for each. Quindi quello che con Compose facciamo con una sola chiamata a Lazy Row for e ottimizzate tutto, in Swift UI l'abbiamo fatta usando una scroll view, una sorta di linear layout e un for each. Penso che ci sia un modo più ottimizzato, ma nelle mie ricerche non l'ho trovato. Anzi, spero che ci sia un modo più ottimizzato e spero di aver sbagliato io a farlo in questa maniera. Per quanto riguarda invece il singolo calendar item, è molto 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 simile rispetto a quello che abbiamo visto su Android. Quindi un elenco di un linear layout con delle immagini, con l'immagine, scusate, i testi. E qua c'è una cosa che non mi ha appassionato particolarmente Swift UI, ovvero tutte le componenti, tutte le modifiche al frame che abbiamo voluto fare, invece di essere prima direttamente come parametro al vstack, sono in coda. Secondo me è un po' più difficile, quindi benché sia molto più scopribile, diciamo, una volta, se non conosciamo l'API, secondo me con Compose è molto più ordinato, perché vedi da principio come sarà stilato, invece che rendertene conto solamente alla fine. Un mero fatto di
scrolling del codice e scansione di quello che verrà visualizzato. Allora, andiamo a vedere quali possono essere le differenze più evidenti, al netto del linguaggio, ovviamente. Allora, questo è il codice che andiamo a usare per fare la preview. Anche qui non è importante il fatto che si possa leggere o meno, vedremo dopo il perché. Però quello che facciamo è crearci i nostri tipi di dati, passarlo alla UI di cui vogliamo fare la preview, e tanto ci basta, tutto funziona. La stessa cosa, esattamente nello stesso modo, la facciamo con Swift UI. Quindi ci creiamo il nostro dataset e lo passiamo alla nostra Lights View. Ora, la differenza sostanziale che abbiamo, e qui Swift UI è molto più breve, è il fatto che per creare una preview, con Swift UI quello che dobbiamo fare è creare una struct e estendere preview provider. Con Android creiamo una funzione marcata con composable, qui diamo un'altra annotazione che è @preview. Pro e contro, su Android abbiamo una maggiore possibilità di personalizzazione, possiamo definire il background direttamente dall'annotazione, definire quale dispositivo vogliamo usare per la preview. Su Swift UI non ho trovato questo genere di funzionalità. E qua volevo mostrarvi un'altra cosa molto importante, che è quella che abbiamo già accennato prima. Per quanto possa essere molto scopribile la logica di Swift UI, perché ci basta mettere un punto e vediamo una lista di elementi, penso che passare tutti i parametri nel costruttore sia alla lunga molto più ordinato. Sì, capire quali modifier sono da usare, come vanno usati, può essere più complicato, soprattutto se se ne vuole usare più di uno, però penso che sia un trade-off. Da una parte abbiamo una scansione del codice, a mio avviso, più rapida, dall'altra parte abbiamo delle API più scopribili. Diciamo che è molto a gusto personale, nel mio caso, probabilmente anche per utilizzo, io preferisco Compose. Ma ora andiamo a vedere il risultato, perché comunque abbiamo buildato qualcosa. Come vedete sono abbastanza simili. Non ho trovato lo stesso grigio su entrambi, però tutte e due le app funzionano, condividerò il repository se qualcuno è interessato. E con questo abbiamo finito. Se volete seguirmi su Twitter, quello è il mio handle. Pubblicherò queste slide più tardi. E ora possiamo passare alle domande, se ce ne sono. Se qualcuno dei miei host ritorna nella live. O se no, aspettiamo. Nel frattempo posso immaginare che stiate facendo un sacco di domande. Eccoci. Eccoli qua, vi stavo aspettando. Ok, grazie Roberto per il talk, veramente molto molto interessante vedere come usare, mettere insieme tutto, vari concetti. Adesso secondo me non ci sono domande, ma se avete domande siete sempre in tempo. Comunque possiamo iniziare a fare qualche domanda noi? Voi avete idee? Se no chiedo qualcosa anche io. Io ne ho una. Intanto veramente, veramente un bel talk, molto interessante, soprattutto il confronto fra Swift UI e Compose. Qui ovviamente hai mostrato le principali piattaforme, Android e iOS. Ma Kotlin multiplatform è pensato anche per altre piattaforme che magari non siano mobile? O... Sì, diciamo che l'idea penso che sia far girare Kotlin ovunque, quindi è possibile anche farlo girare su desktop e su web. Il fatto è che creando un progetto con il plugin ti crea sostanzialmente solamente il codice multiplatform mobile. Sì, diciamo, quello è il primo caso d'uso che stanno coprendo, però idealmente basta cambiare il layer UI, diciamo. Sì,
in teoria l'idea è poi cambiare layer UI e nel caso usarlo ovunque. Poi recentemente è uscito anche una prima preview di Compose Desktop, quindi anche lì in realtà buona parte del codice potrà essere riutilizzato al netto di eventuali import che possano cambiare, anche perché la parte di Compose che gira su desktop è basata su un'alfa molto più vecchia, quindi molte cose sono cambiate, però diciamo che funziona. C'è anche qualcuno che è riuscito a farlo girare sul web, quindi diciamo che si aprono molte strade davanti a noi per quello. Ok, interessante. Abbiamo una domanda in realtà, se esatto. Ci chiedono se c'è modo di utilizzare generics di Kotlin in Swift. Allora, probabilmente sì, non li ho usati perché personalmente non sono, per come sviluppo, tento di evitare i generics il più possibile. Penso di sì, penso che in qualche modo si possano usare, sono riusciti a far usare le coroutine, ma quindi penso anche ai generic alla fine. Non saprei dirti se effettivamente è fattibile e come si possa fare. Sì, mi ricordo c'erano dei problemi inizialmente, poi mi sembra che l'abbiano risolti con qualche plugin di Xcode o cose simili. Probabile, onestamente sì. Non lo so, io non uso i generics tantissimo di mio, anzi tento di evitarli più possibile come scelta personale. Ok, bene, un'altra domanda slash curiosità. Visto che adesso c'è Compose Desktop, in tanti secondo me si stanno chiedendo, ma arriverà prima o poi anche Compose iOS? No, non era la domanda. Allora, questa non è una cosa che possiamo dare per scontata. Poi, non essendo dentro Google, non è che... Purtroppo non posso dare una risposta certa, non lo so. No, vabbè, si parla più che altro di rumors per adesso, però. Perché anche Compose Desktop mi sembra sia abbastanza, sia ancora in pre-alpha, cose, come anche Compose per Android. Mi verrebbe da dire che, vedendo come viene sviluppato Compose, non c'è una controindicazione, nel senso, se qualcuno un giorno si sveglia e vuole farlo già su iOS, può farlo, nessuno si mette di traverso. Penso che con Swift UI, che comunque è molto più maturo di Compose, ora come ora potrebbe essere più un suicidio che altro. Mm. Però non vedo il motivo per non farlo, cioè non c'è niente che possa vietarlo. Ok, grazie, vedremo in futuro. Sono arrivate altre due domande. La prima è collegata a quello che hai detto prima, come mai non utilizzi generics? Ah, in primo luogo perché mi piace un sacco avere i tipi, ma proprio tanto, io amo i tipi e i generici normalmente non mi danno mai questa stessa sicurezza. E scelta mia, ovviamente, poi programma più o meno come vuole. E difficilmente in Kotlin ho avuto bisogno di generici come in Java. Probabilmente sto affrontando problemi diversi che non hanno bisogno di tutto ciò che potevano darmi i generici. Ma onestamente che non scrivo un generico, che non uso una classe con dei generici, penso siano almeno 4-5, forse anche più mesi, quindi non so, se sentite delle urla potrebbe essere i miei capi che sono okay. A casa. C'è anche un'altra domanda, Beppe chiede, su iOS app è possibile utilizzare Kotlin invece di Swift o comunque la parte nativa va fatta in Swift? No, la parte nativa va fatta in Swift per ora. Diciamo che puoi limitare molto la parte nativa, nel senso fare solamente la UI. Il resto puoi farlo in Kotlin e fare un V-model simile a quello che abbiamo visto, dove semplicemente disponi il risultato della coroutine. Il resto viene poi in UI ed è onestamente abbastanza semplice, nel senso che per quanto Xcode sia molto più indietro rispetto ad Android Studio, ed è un dato di fatto, non penso sia una preferenza personale,
ti aiuta particolarmente a capire gli errori, nel senso che si rompe praticamente tutto subito, istantaneamente, quindi se qualcosa non l'hai dichiarata bene, te lo dice, anche non sapendo Swift riesci comunque a tirar fuori una UI che funziona. Ok, bene. Sì, direi che a meno che non ci siano altre domande dell'ultimo minuto. Sì, aspettiamo un minuto per vedere se ci sono altre domande oppure possiamo... Solito, potete usare Slido con il codice ADI oppure usare il QR code che vedete a schermo per fare qualche ultima domanda a Roberto. Ce n'è una di Marco che ha postato tra i commenti. Allora scrivo qui. Vai. Ok, allora la domanda è, facciamola apparire, ma per Kotlin multiplatform mobile su iOS viene usato Pod o Swift Package Manager? Allora, tutti gli esempi che ho visto usano i Pod, ma penso che fossero degli esempi vecchi, nel senso che per la parte di Kotlin multiplatform non ti interessa come lo usino, perché tu dichiari le tue dipendenze dentro Gradle esattamente come fai per Android e poi lasci che se devi sbrigarsela. Poi all'interno di tutto il progetto Xcode puoi usare quello che vuoi, non ci sono limiti. E un'ultima domanda, abbiamo, secondo te Kotlin multiplatform differisce molto da Xamarin come filosofia? È possibile abbia un futuro analogo? Allora, diciamo che Xamarin, secondo me, è uscito in un momento in cui c'era un predominio assoluto di framework cross-platform scritti in quel linguaggio brutto che non ha i tipi. E già quello, secondo me, l'ha messo un pochino... Diciamo, l'ha fatto partire col piede sbagliato. Probabilmente come filosofia si avvicinano molto, però c'è anche il fatto che usavi C# come linguaggio, che era comunque limitato all'epoca a chi faceva Windows Phone. Quindi diciamo che per quanto l'idea potesse essere molto simile, è la realizzazione che sono penalizzato Xamarin, perché l'idea di Kotlin multiplatform è, a mio avviso, io sono uno sviluppatore Android, voglio fare il più possibile in Kotlin e fare semplicemente la UI in Swift. Benissimo, riutilizzo buona parte di quello che so, lo posso fare tranquillamente per la mia Android e aggiungere iOS dopo. Se devo farlo in Xamarin, vuol dire che devo ricominciare tutto da capo, in un altro linguaggio che probabilmente non conosco alla stessa maniera. Quindi penso che il target fosse leggermente differente, diciamo che Xamarin probabilmente andava su un certo tipo di sviluppatori, magari più abituati a Windows piuttosto che a backend, piuttosto che a Windows Phone, mentre invece Kotlin multiplatform mobile ha un occhio di riguardo verso gli sviluppatori Android, secondo me, perché prende gli stessi concetti, le stesse cose che già sai usare e ti permette di usarle da un'altra parte. Quindi spero vivamente che non abbia lo stesso futuro, anche se ovviamente c'è sempre da fare il discorso quando vale la pena usare un sistema cross-platform e quando no. Ma spero che non abbia lo stesso futuro. Sì, in effetti io sono molto curioso di vedere come sarà preso Kotlin multiplatform dagli sviluppatori iOS. Perché per noi siamo abituati a usare Kotlin su Android, è già venduta la decisione di usarlo. Per quelli di iOS è un po' più complicato e spero tanto che investino molto nell'infrastruttura iOS, più su quella Android che ormai è già pronta e funziona di suo. Invece su iOS probabilmente sono ancora un po' più indietro. Comunque vedremo il futuro. Sì, e infatti la domanda dopo è proprio in merito a questo, direi. Sì. Esatto, è arrivata una domanda dell'ultimo minuto dove chiedono: quando usi le coroutine da iOS con Swift puoi decidere quale dispatch utilizzare, default IO? Allora, ad oggi nella versione stabile temo di no,
nel senso che nella versione che ho usato io di Kotlin Multiplatform Mobile non c'era modo di cambiare il dispatcher. Quindi no, so che c'è, so che è in lavorazione e che sicuramente si potrà fare se non è già stato rilasciato, non lo so. Però nella versione che ho usato io no, dal momento in cui provavi a usare il dispatcher funzionava su Android, dal momento in cui potevi usarlo su iOS ti diceva che non sapeva come trovare il dispatcher IO piuttosto che il default. Ok. Buono, direi che siamo arrivati alla milestone di un'ora di registrazione. E vabbè, vi cogliamo l'occasione per fare gli auguri di Natale a tutti. E ci auguriamo che siate a casa con le vostre famiglie e passiate un sereno Natale. Un felice anno nuovo. E niente. Bene, tanti auguri a tutti e grazie ancora Rob per il talk molto interessante. Grazie a voi, era quasi ora che tornassimo, adesso con l'inverno magari riusciamo a fare qualcosina in più, dai. Sì, ci vediamo il prossimo anno, dai, che organizziamo degli altri talk interessanti come questo. Ok. Ciao ragazzi, ciao, buona serata. Ciao, buona ciao a tutti. Serata. Ciao, ciao. Ciao.